Allora, ho ricevuto una domanda sulle Ghost Note. Quali possono essere degli esercizi che ci fanno migliorare la tecnica per eseguire le Ghost Note? Allora, il primo è quello di eseguire dei gruppi di terzine con l'accento sul primo colpo, quindi suonando il primo colpo forte e il secondo e terzo colpo piano, creando moltissimo dislivello dinamico tra il primo e gli altri due colpi. Altro modo per esercitare le ghost note è quello di eseguire il primo paradiddle, quindi quello dove abbiamo l'accento sul primo colpo della quartina, facendo sempre attenzione a creare tantissimo dislivello di volume tra il primo e il secondo, terzo e quarto colpo. Un altro esercizio è quello di eseguirlo con una mano sul Charleston e una mano sul rullante, creando quindi una successione ritmica con accenti sia sul Charleston che sul rullante e mantenendo tutti gli altri colpi a basso volume. Come esercizio di coordinazione aggiuntivo, puoi aggiungere a questo paradiddle tra Charleston e rullante anche la cassa, sia in battere che in ottavi. Un altro esercizio potrebbe essere quello di creare un groove abbastanza rapido, dove mettiamo le ghost note su sestine in un groove in 4 quarti. Spero che questi esercizi ti siano utili e se hai altre domande di tecnica, scrivile nei commenti. Ti ricordo che sotto questo video puoi trovare il link per scaricare il PDF di questi esercizi. Ricordati di iscriverti al canale YouTube, alla pagina Facebook e alla community su Facebook e ci vediamo alla prossima!